Allora, siamo con Stefano Cutello, che è co-founder di Pastbook, che è stata appena incubata da Rockstars, che è un acceleratore olandese. Quindi in questo momento si trova lungo qualche canale di Amsterdam, immagino. Sì, no, siamo stati fortunati perché siamo esattamente in piazza Rembrandt, nella building di TomTom, quindi abbiamo anche, siamo proprio in centro città, Ok. siamo stati fortunati anche in Nel quello. pezzettino centrale di Amsterdam, diciamo Esatto. quello carino con i canali. Allora, Stefano, innanzitutto cominciamo partendo dalla tua storia, no? Quindi da dove vieni, che cosa hai fatto, perché hai deciso che ti volevi mettere a fare l'imprenditore invece di un comodo posto di lavoro da qualche parte. Che ho appena mollato. Ok, allora, Ok. Quindi hai fatto il passaggio per l'azienda. esatto. Allora, io ho 28 anni e da quando ne avevo 18, dal giorno dopo che ho finito le superiori, ho aperto la partita IVA perché comunque questo lavoro è sempre stata prima di tutto una passione. Quindi mi sono fatto il mio primo giro di clienti diretti, dopodiché ho iniziato a fare consulenza per grandi aziende, a partire da Etelia, Fastweb, per poi i FUEPS che erano già invenzionati da RCS e Digital Bros, per poi arrivare in eBay, dove è stata l'unica azienda per la quale ho ceduto al farmi assumere a tempo indeterminato dopo averci Ma pensato in bene. eBay in Italia? In eBay Italia, esatto, gli uffici sono in zona stazione centrale, cioè l'unico team di sviluppo, diciamo, country per country è quello per il mercato classified e quindi per eBay annunci. Ok, qui tu sei comunque uno sviluppatore, diciamo, sei un tecnico. Esatto. E come formazione, quindi hai fatto l'università, sei un autodidatta? Allora ho fatto perito informatico a Lecco, io vivevo in Brianza, dopodiché ripeto, ho aperto la partita IVA appena mi sono diplomato e ho detto vabbè, l'università facciamola, facevo in bicocca sempre informatica, però iniziando nello stesso periodo a fare il consulente per grandi aziende. Ho mollato dopo un anno e mezzo perché non dico che mi sembrava di perdere tempo, ma per me un giorno di lavoro mi faceva imparare molto di più che quello che andavo a fare in università. Quindi in realtà l'ho bloccata, dovrei avere ancora un paio d'anni forse per poterla riprendere ed era una delle promesse che mi ero fatto, ho detto, dai, divento dipendente e magari l'università la finisco, giusto per me, ma non perché mi serviva da curriculum, perché comunque l'esperienza mi ha sempre permesso di sopperire alla mancanza della laurea, però non l'ho fatto, quindi sono andato avanti, ho riempito il mio extra time in eBay nel creare Passbook, quindi è rimasta lì. Ok, quindi a un certo punto decidi che quando è che hai deciso di. Allora, intanto come nasce Passbook come progetto? C'è una roba che tu hai cominciato a fare la sera, ti sei messo con un amico, hai cominciato a farla con questa amica. Cioè, raccontami un attimo come dici, Chiaro. ok, c'ho st'idea, adesso la concretizzo e poi dopo che l'ho concretizzata dici, vabbè, però qua forse ci posso costruire un'azienda attorno, no? Cioè, che sono una serie di passaggi ben distinti e separati, no? Che innanzitutto Assolutamente sì. come devi dimostrare di saperlo fare e va bene, e poi però ci devi costruire un'azienda attorno, è lì che puoi cominciare a parlare di startup, non prima è Esatto. ok, un È un prodotto, progetto. è un progetto, una roba che fai nel weekend. Ed è nata esattamente così, nel senso che allora, l'idea di Facebook è nata dal fatto appunto che ho detto mio padre per farmi rivivere la sua gioventù mi ha messo sul divano, mi ha sfogliato davanti un album di fotografie, qualche diario e mi ha fatto rivivere i suoi momenti. E ho detto cavolo, se io dovessi rifare la stessa cosa con i miei futuri figli, devo mettergli davanti un iPad, un Mac con Flickr, Facebook, Twitter, tutto quello che riguarda di me, perché tutta la mia memoria storica di quello che sono anche adesso è tutta online, tutta digitale, tutta astratta. Non penso di avere in giro fotografie mie stampate recenti se non qualcuna che mi hanno regalato. Quindi questo è il concetto dal quale è nato Passbook e diciamo il problema che vogliamo risolvere. Il lavorarci sopra è nato quando, dopo qualche mese che stavo in eBay, dove ho conosciuto Davide, che era mio collega sviluppatore, e mi hanno detto: Ok,
siamo stati freelance tutti e due, siamo due sviluppatori, sappiamo che se abbiamo un'idea la possiamo creare con le nostre mani, non dobbiamo andare a cercare chissà chi. Mi hanno detto, quante volte ti è capitato di partire con l'idea che ti sembrava la più bella del mondo e poi lasciarla lì perché ti è venuta un'altra che sembrava ancora più bella o perché distrazioni varie l'avevi abbandonata? Quindi eravamo consapevoli del fatto che da soli è molto più difficile rispetto che in team mantenere il commitment, perché comunque lavorando soprattutto su altri progetti full time per mangiare è difficile partire con la prospettiva di dire voglio fare questo e portarlo avanti, o perlomeno noi ci avevamo provato individualmente ma non avevamo mai avuto successo, erano tutti progetti rimasti lì partiti con commitment massimo per i primi giorni e poi dopo rimasti lì a prendere polvere, no? Quindi certo. Mi ha detto ok, prendiamo, svolgiamo i nostri cassetti delle idee, quindi proprio showdown senza tante paure, e ne scegliamo una che va bene a tutte e due, che ci convince, e iniziamo a scrivere codice senza troppi fronzoli, no? E tra queste non c'era l'idea proprio precisa di Passbook, ma c'era un qualcosa di molto vicino, quello è il racconto che ti ho fatto poco fa. E da lì proprio davvero senza da puri coders abbiamo detto ok, iniziamo a mettere giù wireframe, il flow dell'applicazione e vediamo di dare già una forma a quello che vogliamo fare, e l'idea che, dalla quale siamo partiti è appunto quella di creare il poster che racchiudesse tutto quello che è stato condiviso su Facebook per un utente in un anno. Uh-huh. E quello è stato il primo nostro prodotto pilota che abbiamo lanciato il 21 marzo dell'anno scorso, adesso me la ricordo, perché esattamente il giorno dopo avevamo preso una VPS economicissima, giusto per dire dai partiamo, mettiamo su le cose e poi vediamo come va. Abbiamo contattato 50 amici stretti, miei e suoi in totale, e gli hanno detto guardate, abbiamo fatto sto gioco, provatelo perché vogliamo lanciarlo, quindi siamo proprio in close beta, eravamo live ma nessuno lo sapeva se non questi 50 minuti. La cosa bella è che grazie appunto alla viralità del prodotto stesso, dal giorno dopo abbiamo avuto un picco di visite, tutte provenienti da Facebook, che hanno fatto praticamente fumare la nostra piccola e povera VPS che avevamo. E dopodiché quindi allora abbiamo detto ok, ci abbiamo lavorato la notte, fortunatamente l'applicazione era già pronta per scalare ma non le nostre tasche e il server stesso, quindi abbiamo twittato, la cosa questa mi piace raccontarla perché abbiamo twittato dicendo i nostri server stanno fumando, scusate per l'inconveniente, ci stiamo lavorando e bla bla bla, e Leonardo Camiciotti di Topix ci ha retweetato dicendo avete bisogno di una mano, noi abbiamo questo development program che offre server per le startup, e senza conoscerci di persona tramite Twitter siamo entrati in contatto ed è così che ci hanno poi fornito un pool di server dove adesso sta girando la nostra applicazione, almeno per il momento, e quindi abbiamo spostato poi tutta l'applicazione là e adesso è lì praticamente. Ho capito. Allora l'applicazione c'è, funziona, quindi a questo punto. Quindi allora è stata solo. Eravamo ancora nella fase di. È un progetto for fun. Dopo abbiamo detto ok, però io comunque sono sempre stato abbastanza imprenditoriale, nel senso che se ok, posso spendere tempo per gioco fino a un certo punto, ma poi ci devo fare i soldi con quello che faccio. Perché. Certo. Altrimenti me ne sto con la fidanzata. Abbiamo detto ok, iniziamo a vederci in giro. C'è stato Win Business Factor al quale abbiamo partecipato e ci siamo classificati terzi, e da lì ci si è aperto un po' il mondo delle ventures. C'è stato l'Investor Day durante la Social Media Week, dove ho fatto il mio primo pitch davanti a degli investitori. Che ci hanno poi contattato, e da lì mi si è accesa appunto la lampadina a dire cavolo, sta cosa forse non è solo una roba che può servire a me, ma forse ci si può fare del business, e quindi da lì abbiamo detto ok, iniziamo a modellizzare un po' il progetto in modo tale da creare appunto un modo per poterci fare dei soldi veri e poterlo scalare soprattutto dappertutto, quindi da lì. L'idea di monetizzazione di Passbook qual è? Allora, l'approccio
freemium, nel senso che ci si potrà giocare gratis, scaricare quello che c'è adesso online in maniera digitale, assolutamente gratuitamente. E, ci saranno nel progetto nuovo, che sarà quello appunto di avere un'interfaccia web dove avrai tutto aggregato, un content curator per tutti i tuoi contenuti provenienti da fonti diverse. Ci si potrà giocare gratis. Poi il modello di monetizzazione sarà o su delle subscription che ti permetteranno, diciamo, ogni tot periodo di ricevere, per esempio, un libro a casa di quello che hai fatto nell'ultimo mese, nell'ultimo anno, quindi come essere abbonati ad un libro magazine su se stesso, oppure sullo spazio, nel senso che salvando anche, detacciando quindi le informazioni dalla fonte, salviamo dello spazio anche lato nostro e che poi andremo a fare pagare. Quindi il modello di business è freemium. Senti, ok, allora raccontami adesso, cioè, mi interessa capire come sei arrivata ad Amsterdam, cioè voglio dire, tu cominci a fare le presentazioni davanti agli investitori e mi hai raccontato, cominci anche una serie di interlocuzioni con questi investitori di vario genere. Raccontami un po' i vari percorsi che hai fatto in Italia, con chi ti sei interfacciato, quali sono i feedback, ma anche magari qualche consiglio rispetto alla tua esperienza, che ovviamente ha i limiti di essere la tua esperienza, quindi non può essere Esatto. evidentemente generalizzata, magari qualche consiglio per qualche altro ragazzo italiano che, boh, tutto sommato ad Amsterdam, insomma, non si sta male, ecco, Assolutamente. No, sicuramente, vabbè, non mi ritengo un esperto perché la sono cercata, ma ci sono finito dentro relativamente da poco. Posso sicuramente però raccontare quello che è successo. Sostanzialmente abbiamo passato dai 3-4 mesi in Italia a parlare con delle ventures italiane e qualche angels privato. Diciamo che abbiamo fatto tanta gavetta in Italia. La cosa negativa, ed è un consiglio che nel mio piccolo voglio provare a dare, è quello di non defocalizzarsi mai dal prodotto, perché un errore che noi abbiamo fatto è stato quello di dire: ok, stiamo andando per prendere dei soldi, quindi dedichiamo tutto il nostro tempo solo ai ventures, a fare business plan, a fare teaser, a fare tutto quello che ci chiedono, e il prodotto è rimasto lì per un po' di tempo parcheggiato a prendere polvere e a ristagnare. Quindi questo è sicuramente un errore che facendo un po' di retrospezione ci siamo accorti di aver fatto. Ed un altro, quello di non essere mai convinti del fatto che hai trovato il venture della tua vita e quindi che stai andando a concludere per lui, perché comunque sono molto furbi, diciamo, a magari credere che ci sei lì quasi, e invece richiede decisamente un sacco di tempo. E diciamo, appunto, soprattutto in Italia, un paragone che possiamo fare rispetto all'esperienza di Rockstart. Non siamo mai riusciti a concludere nulla, anche quando sembrava che fossimo lì lì per farlo. E oltre che avere magari dei vincoli che andavano anche contro puramente il nostro modello di business, non erano a favore del prodotto, ma solo del fondo, quindi non ci andavano molto a genio. Detto questo, abbiamo detto: ok, vabbè, comunque ci siamo fatti veramente tanta esperienza, cosa che comunque serve ed è servita per poterci permettere, per esempio, di firmare il term sheet con Rockstart nel giro di un weekend, conoscendo già cos'è anti-dilution, drag-along, tag-along, tutti questi termini che se me li avessero presentati davanti 6 mesi fa, ho detto oddio. Però l'approccio qui è stato completamente diverso. Noi Senti, visto che ci sei, poi dopo un glossario te la sentiresti di farlo al volo su quelli che sono i termini più importanti da tenere sott'occhio quando si parla? interroghi. Se, no! No, praticamente adesso per noi quelli appunto più importanti sono appunto stati quelli dell'anti-dilution. Ognuno l'applica in maniera diversa, vuol dire che se tu parti con una fetta della tua azienda e ne dai una parte al venture capital o all'angel o chi che sia,
ovviamente lui ci tiene a darti un seed e salvaguardando quella percentuale di azienda che ti ha dato. Quindi vuol dire che lui ti aiuterà a cercare investitori più grossi e vuole salvaguardare quella percentuale di fetta sulle tue spalle, nel senso che... Certo, che lui non si diluisce nei successivi round, invece tu sì. Esatto, esatto. E altre cose sono quelle magari di avere il diritto di veto, perché magari il venture ti dice sei tu che devi mandare avanti la baracca, però se noi diciamo no è no, quindi vuol dire che ok, la mandi tu avanti la baracca, però se una cosa non va bene al venture è no, quindi bisogna stare abbastanza attenti a tutte queste cose che magari all'inizio non ci si fa caso, però se si pensa in grande e si ha degli obiettivi, diciamo, a lungo termine dove vuoi portare la tua azienda, questo è il momento dove puoi fare l'errore più grande che puoi rimpiangere dopo, secondo me, ripeto sempre nel mio piccolo perché ci sono finito dentro da poco. E niente, quindi anche l'approccio è stato diverso qui in Rockstars, nel senso che nel giro di 15 giorni al massimo abbiamo chiuso. Io ho applicato, ho detto, quando mi ha detto dai, iniziamo a guardare anche fuori dall'Italia, ho preso tutto quello che c'era. Y Combinator non aveva una sessione aperta, ho fatto Techstars 500 Startup, e un mio amico a caso, conoscente su Facebook, ho visto che aveva pubblicato questo link su Rockstar, ho detto vabbè, guardiamolo. Era ad un giorno dalla scadenza della deadline per l'apply, ho detto vabbè, ne ho compilati già 10 di form lunghissime per l'apply, c'è già qua tutto, facciamolo, no? Così mi ricordano le 2:30 di notte di un lunedì. E ho detto facciamo. E praticamente una delle cose che ho apprezzato tanto di Rockstar era che dal sito era tutto chiaro il piano, cioè sia come sarebbe stata la selezione che come sarebbero stati questi 6 mesi che vivremo ora. E quello diceva che dalla deadline, il sabato successivo, loro avrebbero mandato una mail alle 12 ad una serie di startup che avrebbero passato il secondo round. Io ovviamente alle 11:30 del sabato ero su Gmail in F5 ad aspettare quella cavolo di mail che non è arrivata, e allora ho detto vabbè, amen, ce ne saranno altre, comunque ci abbiamo provato. Quindi dopo ho detto vabbè, è andata. Il pomeriggio poi mi ha scritto Don, che è il manager di questa sezione di Rock, e diceva guardate, non siamo ancora convintissimi della vostra idea, non siete nel primo round dei selezionati, però se volete ci facciamo una chiacchierata così e vediamo se riuscite a farmi cambiare idea. Io 30 secondi dopo che mi ha scritto la mail l'ho chiamato su Skype immediatamente, c'avevo il suo contatto in firma e siamo fatti questa chiacchierata qua che è andata bene, nel senso che ci ha fatto fare questa una sorta di interview con un tool online con delle domande abbastanza standard, cioè qual è il nostro value proposition, cosa vogliamo fare, business model, il nostro background, e da lì sono partite 5-6 call su Skype che poi ci hanno portato alla mission. La cosa devo dire che questo ragionamento che ho fatto dopo, alla fine loro per la valutazione hanno guardato il prodotto che avevamo online, niente di più, e 6 slide di un pitch su un PowerPoint che avrà pesato secondo me un 20% per dire ok, l'idea è buona, ci si possono fare dei soldi. L'80% della selezione è stata sulla persona, nel senso che ho visto che erano appunto più interessati a quello che eravamo noi come team rispetto a quello che avevamo fatto finora o quello che erano tanto le nostre metriche, anche se ne avevamo. Quindi questo sicuramente è un fattore importante, cioè il commitment, lo stato mentale del team, della startup e la passione per quello che si fa, perché loro vogliono appunto credere che puoi fare anche 10 pivot in questo periodo, ma devono essere sicuri che tu sei il primo a credere in quello che stai facendo, quindi e sai come portare avanti
il business che hai in testa. Quindi questo sicuramente ho notato che ha fatto la differenza sostanzialmente. E ha pesato il fatto che io dal primo momento ho detto: guardate che se qua va, io sono in eBay da 2 anni e ho certe prospettive, ma se questa cosa va, io dal giorno dopo la mollo. Ed è quello che ho fatto alla fine. Ok, vabbè, tu ormai adesso sei solo da 2 giorni ad Amsterdam, quindi non è che sono puoi fare il discorso, esatto. Che ti hanno dato? Cioè, tu mi hai detto cioè, l'alloggio, ok, non ci dobbiamo preoccupare di questo. Cioè, tu arrivi ad Amsterdam, ti hanno dato le chiavi d'appartamento, vai? Cioè... Sì, no, abbiamo una mini fino mensile da pagare, però assolutamente ad Amsterdam vivere costa tantissimo, parlo degli appartamenti. Stati appunto loro hanno organizzato, siamo 10 startup, alcune sono qua di Amsterdam, quindi vivono qua, gli altri siamo, diciamo, una sorta di campo per gli studenti universitari, delle casette. Sì, sono arrivato mercoledì, mi hanno dato le chiavi, una stanza per ognuno, per ogni ragazzo. E niente, la prima cosa che ho fatto appena sono arrivato qua, ovviamente sono andato a comprarmi la bicicletta. E niente, poi dopo abbiamo fatto il kick-off il giorno dopo. Siamo presentato, siamo stati fortunati. Sei già mangiato un panino con la ringa lungo il canale? Non solo panini, ovviamente. Il nostro pranzo della domenica ce lo dobbiamo ancora fare nella nostra casetta. Un po' di pasta non ho ancora mangiato. E la vedo dura per quello. E niente, siamo nel Tonton Building, appunto in piazza Rembrandt. Quindi abbiamo appunto, ci hanno dato dei monitor, sono fatto una partnership con HP, un po' di appunto docking station, monitor, cose varie. Loro ci appunto danno le facilities e ci organizzano un piano della settimana dove il loro costumamento è quello di toglierci da qualunque distrazione che sia il dover dialogare con un venture capital. Quindi che è l'esperienza che abbiamo fatto già noi prima. Sappiamo che se devi stare a parlare con loro, a trattare con loro, ti defocalizzi dal prodotto. Quindi quello che stiamo per fare è committare 100% sul prodotto con delle sessioni che ci porteranno via una decina di ore a settimana circa, con degli incontri con un network di mentors che hanno preso, che hanno tirato insieme, che vengono a trovarci, che possiamo contattare se per dire noi abbiamo bisogno della parte legal o vedere approfondire qualche nuova tecnologia o avere informazioni su user interaction o cose del genere, loro ci danno la mano in questo. Oltre ovviamente il loro know-how di avere già fatto altre startup e metterci in contatto con un tipo col CEO di Springboard che ci ha dato dei tricks e aiutarci in tutto praticamente, col fatto che comunque anche loro ovviamente dicono la startup la dovete fare voi, non noi, quindi certo, ci introducono, ma dopo sta a noi. Senti, qual è la prossima, il prossimo obiettivo, la prossima milestone importante, diciamo, del vostro percorso? Allora, il percorso che è iniziato appunto ieri, fra 100 giorni abbiamo un demo day che sarà qui ad Amsterdam, dove avremo davanti un set di investitori europei. Uh-huh. Al quale mostreremo i progressi che abbiamo fatto in questi 3 mesi e dove vogliamo andare avanti e dove e come vogliamo andare avanti. Quindi quello è il nostro goal per questo programma, per questi primi 3 mesi del programma. Dopodiché noi comunque tra i mentor ci sono gli investitori stessi che quindi già conosciamo e quindi ci conoscono e vedono come cresciamo. E dopo se ne parlerà per la seconda metà del programma, dove c'è in previsione, non per tutte le startup, di andare in US per cercare fondi anche. Quindi hanno fatto questa sorta di bridge
tra Europa e Silicon Valley per anche là, praticamente, perché comunque la modalità di pensiero è un po' diversa, quindi sono più propensi anche al rischio, dipende appunto dal tipo di startup e dalle esigenze della startup, tipo noi ci andremo sicuramente e quindi noi Certo, cerchiamo. essendo un prodotto consumer, in qualche modo diciamo, l'accesso a quel tipo di bacino ovviamente ha molto senso, no? Che voi, se voi scalate diciamo, rapidamente, fate dei numeri Esatto. oggettivamente interessanti, anche perché insomma, teoricamente avete a disposizione gli utenti di Facebook, diciamo, come perlomeno ecco, insomma, quelli che parlano inglese, ecco, mettiamola così. Sì, siamo partiti da lì. Ho capito. Bene, allora io direi che ci possiamo aggiornare tra 3 mesi se tu mi ripinghi, perché io mi dimentico sicuramente che ormai comincio a avere un'età e quindi. Mi scrivo un post-it perché, Ok. come vedi, ho adattato la finestra ad una scrumboard che Perfetto. così, altro che ogni tool online. Quindi me lo segno Perché mi sicuramente. interessa capire, mano a mano che vai avanti, come funziona l'esperienza in Rockstart. Anche perché noi di acceleratori in Italia di fatto poi alla fine ne abbiamo due, diciamo, no? Quindi H-Farm ed Enlabs. Nessuno dei due, tra le altre cose, ha un modello, per esempio, molto di tanti mentor, cioè Enlabs ha un rapporto uno a uno di mentorship, quasi un tutoraggio da parte di una persona. H-Farm un pochettino più ampio, ma insomma fondamentalmente sono i founder di H-Farm che fanno da mentor, da quello che ho capito, alle startup, mentre i modelli simil Techstars, che credo anche Rockstart sia uno di Esatto. questi, prevedono un numero molto robusto di mentor. Io Sì. Sì, basta andare sul sito rockstar.com/accelerator/mentors e si vede che ci sono 100 mentor divisi Esatto. per, diciamo, professionalità, skills, cioè ci sono quelli americani di strategia, tecnologia, legal, tutto. Loro hanno appunto raccolto per ogni settore che può servire una startup una serie di mentors che di volta in volta incontriamo e dopo ovviamente sta, ripeto, a noi. Una cosa che ci ha detto il primo giorno è noi ve li presentiamo, poi sta a voi entrare Certo. in feeling con la persona, quindi di 100 che ne conoscete magari vi beccate con una decina, ma saranno quelli che vi porteranno avanti, no? Però dipende da noi e dai mentor stessi, perché bisogna comunque Beh, loro rispettare la devono, scintilla, diciamo. beh, devono trovare, diciamo, il vantaggio nell'interloquire con voi, quindi loro sono già Esatto. nella predisposizione che dentro Rockstart trovano delle robe interessanti. Poi è ovvio che non tutti trovano delle cose interessanti, ma non tutti per voi saranno dei mentor interessanti, nel senso Esatto, che esatto. ovviamente magari lì ci sarà qualcuno espertissimo di sistemi enterprise e compagnia bella che oggettivamente nel vostro caso è molto, come Chiaro, dire, esatto. molto E la meno cosa bella è che interessante. appunto lo fanno tutti for free, nel senso che non fanno parte di Rockstar stesso questi mentors. Sono tutti esperti del settore, che non tutti neanche olandesi, quindi c'è gente che si sposta apposta, che viene qui e che ci dà i suoi contatti personali per dire ok, conosciamoci e andiamo oltre anche il programma stesso, nel senso che è proprio una cosa di propensione all'amare le startup, che è il claim di Rockstart, we love startups. Benissimo, anche noi amiamo le startup, quindi. Allora, senti Stefano, ti ringrazio tantissimo. Ci aggiorniamo tra 3 mesi, mi fai un ping e facciamo un attimo il punto della Assolutamente. situazione di quello che è accaduto in questo frattempo. Chiaro, noi apposta abbiamo aperto il blog giusto questa domenica, abbiamo lanciato il blog per dire un po' cos'è l'avventura della startup, cosa faremo noi come Facebook, ma anche cosa vuol dire vivere ad Amsterdam, quindi ci Ok. sarà un po' di tutto, quindi potete seguirci anche lì, poi ci risentiamo sicuramente. Ok, in bocca al lupo, ciao! Grazie mille, ciao.